26 anni fa un ragazzo ha incontrato una ragazza, lui si chiama Corrado, lei Maria, ma per tutti sono Nuzzo e Di Biase qui alla Volta Buona. Un ragazzo incontra una ragazza, la notte tra non passa, ragazza. Io sono il ragazzo. Io sono la ragazza, lo dico. Un ragazzo. Lei è la ragazza che incontra un ragazzo. Si incontrano sempre. È incredibile questa cosa. Ma le coppie comiche che arrivano sempre così. Ci confondono. Sì, ci confondono. È così. Loro che sono in tournée con Delirio a Due, lo spettacolo che state portando in giro per l'Italia, insomma ora vi fermate un po' a Milano. Loro sono fidanzati da 26 anni, vi siete conosciuti perché, e guardo così un po' maliziosa, sì. Corrado è il suo insegnante. Corrado sì. insegnava, che cosa insegnavi Corrado? Insegnavo teatro, sembra strano, beh, chiedo sì. scusa a Chi tutte le scuole detto? Del teatro, però mi avevano chiamato in questa scuola a Bologna ad insegnare teatro. A quel punto arrivò una giovane allieva che era Maria Di Biase, sì. ma attenzione, non è successo nulla perché insomma ero un professionista. Ma sei stati amanti, io no, so. No, no, però è vero quello che dice Corrado, noi ci siamo conosciuti, siamo diventati amici e poi amanti. Io sono ha dovuto diventata... prendere prima il diploma, poi ci siamo baciati. C'ho il diploma. Io sono stata l'amante fissa, nel sì. senso che Corrado cambiava le fidanzate, però io rimanevo sempre l'amante fissa. È stato dopo questo susseguirsi di fidanzate diverse che abbiamo tutte e due notato sì. questa stranezza. Perché dicevo, Corrado, ma tu cambi le fidanzate e io resto fissa. Ho detto brava, allora diventa la fidanzata. Sì, ho sbagliato, siamo... ho sbagliato, Caterina. Dovevo dovevi restare amante. Sì. No, comunque faceva ridere perché io lo incontravo sì. e lui mi Vabbè, diceva: adesso non parliamo. No, no, lui mi diceva: questa è la mia fidanzata, te la ricordi? Dico: no, scusa, ti ricordavo diversa. Perché lui ogni volta la cambiava. E tu non eri gelosa davanti? Ma guarda, io un po'. No, non ero gelosa perché non volevo non lo accettavo tanto. Pensavo ci manca era sto troppo pazzo. Poco per te. No, dico, ci manca lui nella mia vita e poi già. Già sta andando tutto a rotoli, quindi lo tenevo lontano. Ma perché lontano. Non me l'hai detta prima sta cosa? 26 anni per scoprire queste cose qua. Cercavo di tenerlo lontano. No, c'è da dire, ragazzi, che Maria è anche laureata in matematica. Allora, sì. noi diciamo tanto le donne... Ma ho fatto male i conti con lui. Nonostante tutto. Sì, ho sbagliato. Ma questa laurea in matematica... Beh, nel nostro lavoro serve tantissimo, devo dire. Sì. Perché quando noi scriviamo, noi siamo autori anche di tutte le cose che facciamo, quando non scriviamo... Non lo dica, non è che ti fai una bella pubblicità. Sì, certo. Quando scriviamo, praticamente, la parte matematica di Maria è importantissima. Per esempio, quando abbiamo scritto il nostro primo film, cioè io vado, scrivo... Ah, sono anche bravo, sono molto... Sì, bravo. Corrado, tu sei molto anche modesto, bravo. Ma anche modesto, perché sei non Sei bravo dire. E modesto. Però bravo. Faccio dei casini, a un certo punto perdo il filologico di quello che sto facendo, arriva Maria con la sua parte matematica, pum, e in una notte mette a posto tutto. Sì, Maria, c'ho logica. Meno male che, c'è, che sì, ci sei tu. In amore. Giriamo la bottiglia, giriamo la bottiglia. Ah, c'è il gioco della bottiglia. Vai. Uè, diavoletto, partiamo benissimo. A voi, diavoletto. Vabbè, il diavoletto. Diavolo mi fa pensare che dovrei confessare a Corrado una cosa. Cosa? Corrado... Musica tensiva, Daniele. Sì. E tante volte il diavolo sì. si è presentato a me sì. sotto forma di giovane bello e muscoloso Beh. E mi ha tentato. E tu hai resistito? Ma scherzi, cioè corra contro il diavolo. No, ma anche volendo, cioè comunque raga, e come fai? Cioè... E quindi Maria? E quindi ho ceduto. No. Brava. Ma come brava? Brava, non si fa. Era ingannevole. Non si fa. Era ingannevole. Comunque, a proposito dei diavoletti, guardate queste parodie che facevano loro. Era quelli che calcio, ma poi sui vari programmi televisivi. Non c'eravamo ancora noi, altrimenti era un programma. Sono gli aspiranti concorrenti di Reazione a Catena, Maria e Corrado. Venite. Veniamo. Venite, venite. Vieni, caro, vieni. Vieni, vieni. No, 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 signora. Che non, c'è? Non è suo marito. Questo non oh, è suo che sbada. Io sono un no. marito. Che certe volte mi capita, esco di casa con mio marito e poi torno a casa con qualcun altro. Mio fratello, abbiamo litigato, non mi rivolge più la parola. Bella Nick, bella bomba. Tu hai un'idea di chi possa averti mandato la lettera? Thank you.
Era meglio Equitalia. Ricostruiamo la storia del signor Ernesto. Voi avete perso vostro nonno da circa 3 settimane, me lo confermate? No, noi l'abbiamo perso da un anno, ma ce ne siamo accorti da 3 settimane. Ma come? Ma come? A te piace farle spesso corna. Vedi, torna sempre. Il tema è quello, Se noi parliamo spesso di corna, però non ci siamo mai traditi. Che non lo sapete. Faremo, sì. E mai lo faremo. Ma perché non lo sapete, Corrado? No. Non ci siamo, cioè, facendo le corna non ci siamo mai traditi. No, facendo le corna. Però ora voglio essere un attimo seria. Sì, proviamoci. Però, scusate, voi litigherete, no? E poi dovrete andare anche in scena, al lavoro. Come si fa da litigati a far finta che tutto poi va bene? E allora, di solito non succede, perché veramente... Non litigate? Litighiamo pochissimo. Litighiamo. No, ma non dici che non litighiamo, dai... Ma fai passare il modello della coppia felice. Sì, sempre. Non litighiamo mai. Tranne nelle trasmissioni televisive, quando ci chiedono se litighiamo. No, quando litighiamo, durante lo spettacolo succede che ti guardi male, perché Maria non ha tanta memoria in si scena. Sbaglia? Si dimentica. Corrado non ricorda nulla, no. E mi guarda, fa così, che infatti invito tutti quelli che guardano lo spettacolo a riconoscere quando fa questo sguardo. Che cioè, è lui che sbaglia. Lui è convinto che nessuno. Ma poi il colpo di genio qual è? Che faccio una pausa e dico: dai Maria, toccava a te. E quindi il pubblico pensa che sia un errore di Maria. Bomba! Capisci perché litighiamo? No, però quando capita, devo dire che poi recitando ci scappa da ridere. Sì. Perché in un attimo. E soprattutto abbiamo una regola. Non riesci a prendere sul serio. Abbiamo una regola fondamentale: quando siamo un po' tesi, possiamo litigare, soprattutto per il lavoro, possiamo litigare solo dal teatro al primo autogrill. Al primo autogrill dobbiamo cambiare discorso e parliamo di noi. Sì, se facciamo una statale è la fine. È la fine, cioè lì proprio non ce n'è per nessuno. È niente. Allora, bacio! Beh, bacio. Per una coppia longeva cosa come la vostra dire? È facile, bacio. Allora, il primo bacio. Ma no, baciatevi. Ah. Possiamo? Oddio, non lo facciamo da 24 anni. Dal primo. Sì. Non siamo più abituati. Sì. Comunque posso dire una cosa, no, è una cosa molto bella che dico, quando ci siamo baciati per la prima volta è stato proprio... Damanti. Damanti, ma è stato bellissimo, non è stato un bacio a stampo, no. Un bacio sulle labbra, sì, un bacio con la lingua, no, hanno partecipato anche le tonsille, le gonadi, sì. tutti gli organi interni, sì, è stato vabbè. Bellissimo. Dai, ditemi la verità, te lo ricordi? Aspetta, come dice quella frase, vecchio detto, il primo bacio non si scorda mai. E infatti, dove eravamo? Vabbè, su due piedi non me lo ricordo, però non si scorda mai. Vabbè, che giorno era? Aspetta. Sì? No, come ero vestita? Bene, rivestita bene. Tu sei sempre vestita bene, guarda. Vabbè, facciamo i conti a casa. Sì, vabbè. Oh, il bacio vero mica me lo fanno, eh. Dai, bacio! Ma come rimane? Bacio! Sì. È per il rossetto. Tu sai, Caterina, io preferisco il trucco. Va bene. Va bene. Mamma, che rossetto perfetto. Mi avevano garantito questa tenuta, Viva il rossetto! Viva il rossetto! #ADV! Comunque, a proposito di baci, c'è uno sketch, tua sorella. Sì. Che in realtà voi guardate, ma c'è tutto un racconto da fare su questo sketch. Comunque ora sei a posto per 20 anni con questo bacio. Sì, e puoi continuare a tradirlo. Sì, ho fatto proprio la revisione. Prego, tua sorella. L'ora è tarda. Hanno spento anche l'insegna. Ma è accesa. No, è spenta. È accesa. È spenta. È accesa. È intermittente. A guardare bene le cose c'è sempre da imparare. Ecco perché si chiama insegna. Perché mi fai questo proprio oggi che tua sorella mi ha lasciato. Anche la tua mi ha lasciato. Mia sorella. Perché? Ma non sapevo che tu e mia sorella...
Ma mia sorella è una donna cattolica, felicemente sposata con un bambino. Non lo sapevo. Cosa? Che era così eccentrica da sposarsi un bambino. Il bambino è suo figlio. Per giunta! Ah. È uno sketch a cui teniamo proprio tantissimo. Raccontatemi, la prima volta avete fatto questo sketch, come è andata a finire? La verità, la sentite, verità, la verità, verità, Corrado. Allora, l'embrione di questo sketch è stato, noi l'abbiamo scritto in un giorno e l'abbiamo e portato. Si vede anche. Non volevamo lavorare insieme intanto io e Maria. Poi un giorno ci chiamano in un locale, un po' un locale, un club a Bologna. A Bologna e diciamo, sì, vabbè, per una sola volta. Dai, rompiamo la, cioè, regola. Quindi questo club di Bologna era è stata la volta, volta buona? Sì, dove sì, ognuno faceva sì, poi i pezzi comici, eravamo vari adesso, comici. Se, adesso non mi ricordo la come grada, la grada, la grada, la grada. La vostra volta buona. La nostra sì, volta buona. Quindi abbiamo detto, solo per una sera, Maria, visto che non volevamo rovinare no, il nostro rapporto, ma per una sera andiamo in scena. Scriviamo questo pezzo, più o meno, si assomigliava abbastanza a questa cosa qua. Andiamo in scena, c'erano altri attori, musicisti, poi arriviamo noi, iniziamo a fare questo pezzo e iniziamo a ridere con le lacrime. A ridere. Ma veramente? Ma ridere, hai visto quando ridi che non puoi andare avanti? Cioè che pensi io oggi morirò qui ridendo e tutto finisce. Il pubblico serissimo così, tutti così. Sì, e noi divertitissimi. Noi morti, morti. Cioè il pubblico non rideva? No. E il pubblico dopo un po' all'inizio ride, ma dopo era un po' era imbarazzato. Dice, che problemi avete? Vabbè, ma che imbarazzo. Attenzione. Ma sì, che figura. Abbiamo detto, noi sì, siamo... No, no, lì abbiamo detto scusate, andiamo via. Io poi ridendo, scusate, non riesco proprio. Scusate, sono mortificata. Siamo vabbè, tornati la settimana dopo per finire il pezzo. Siamo sì, arrivati nello stesso punto e ci è venuto da ridere. Non vi hanno pagato. Non vi hanno pagato. No, tanto non ci pagavano no, comunque. No, la cosa che è successa è che tutti ritornavano nel locale per vedere come finiva. Quindi abbiamo creato clientela, altro che. E da lì è iniziata la saga, per quelle sono tante puntate, sono più di 30 puntate di tua sorella, sì, che abbiamo scritto, ed è diventata la saga Tua sorella. Viva tua sorella! Giro della bottiglia, dopo il bacio, diavoletto, arriviamo a... Stupendo, non ci pagavano manco prima, è geniale. Lettera. Lettera. Che succede, Fabri? Cos'è quella lettera? C'è una cosa per te. Me la vuoi c'è leggere anche? C'è posta per me? C'è posta per te. C'è posta per me? Buono per una dedica musicale da Corrado a Maria. Allora, mamma mia, le luci ci stanno anche facendo soffuse, dimmi. Mi è arrivato un messaggio alle due. Sì. Noi di solito ci, ci scriviamo di moto con Corrado, abbiamo sta passione. Invece fa, Fabri, voglio preparare una dedica a Maria. Quindi alle due io attacco con ma lui. Perché voi vi scrivete di moto? Vabbè, vabbè, perché siamo appassionati, siamo appassionati di moto. Sono perversioni che hanno certe persone. Ho chiamato subito Filomena. Alle due bravo, di notte? Sì, mi fa, perché è successo? Ho fatto Filo, bisogna fare una canzone per Corrado. Alle due di notte? Alle due di notte. E se no, io sai, mi dimentico tutto. Quindi l'ho chiamata e non so, avete preparato? Yes. Posso dire una cosa? Dopo 26 anni, oggi non si sa, però ormai lo dico, è il giorno del nostro anniversario. Oh. Il giorno del nostro anniversario si fanno due cose dopo 26 anni. O una dedica con una bellissima canzone, o un minuto di silenzio. Quando ti ho vista arrivare, bella così come sei, non mi sembrava possibile che tra tanta gente che tu t'accorgessi di me. Fai finta di non lasciarmi mai, anche se dovrà finire prima o poi questa lunga già tardi, ma è presto se tu te ne vai. Ebbene sì, ebbene, ebbene sì, sì. Bene. Scusate, sì, ma Maria, Maria da brava attrice si è emozionata sì, a nota numero 3. Era anche, guarda, ti dico, a nota 2. Scusa, scusa, scusa. No, però sì, questa canzone mi emoziona parecchio. Grazie veramente, avete fatto un no, piccolo no, grande regalo. Sì, perché dico, prima o poi però... Cosa? Dico, ci lasceremo, sì, ma sì, sempre anche con la speranza. Senti, ma la mamma era contenta di... La mamma di chi? Di Corrado? Quando vi siete fidanzati e... Non ha ma mai la chiesto. Mamma sì che dice prenditelo tu che sei liberata la mamma. Ma come un anello non è mai arrivato?
No, non è mai arrivato. Sono arrivati parecchi. Guarda, sono lasciamo perdere. Allora, io tanti anni fa, veramente sì. Eravamo all'inizio. Cioè, prima o poi vi sposerete. Sì, io mi sono inginocchiato una notte, siamo tornati di notte, eravamo felicissimi, eravamo stati musica insieme. Musica intensiva. Sì, eravamo molto giovani. Quindi young. Abbiamo fatto un piccolo sì. Aperitivo leggero, ma quell'aperitivo che ti dà il brio sì. per lanciare il cuore oltre l'ostacolo. Sì. Mi sono inginocchiato in questo sì. Piccolo monolocale, ancora eravamo in un piccolo monolocale, adesso invece abbiamo il bilocale. Signori, mi sono inginocchiato, gli ho preso la mano, tutto vero, e ho detto: Maria, mi vuoi sposare? E Maria ha fatto questo. Ho riso, ma perché eravamo veramente giovani. Tipo, io avrò avuto 26 anni. Beh, cioè, vabbè, mi sembrava una follia. Ho detto, ma tu sei pazzo. Ma non ha riso con le lacrime. Sì, rideva. Ah, ho detto, ma sto parlando seriamente. Sto parlando seriamente. Ho detto, come seriamente? Perciò che non vi siete sposati? No, poi ci abbiamo provato. Però adesso c'ho un motivo per sposarlo. Finalmente ce l'ho dopo tanti anni, la reversibilità. Ma me ne vado. Ragazze, me lo dico, per la reversibilità va fatto. Cioè, per altri motivi no, ma la reversibilità. Comunque noi abbiamo la prova di questo matrimonio, guardate questo sketch. Guarda cosa ti regala mia mamma. Un salvadanaio! Pensa a quanto sarai felice quando lo romperai! Sono felice! C'è qualche problema? Qualche? Tu non mi ami più perché sono vecchia. È vero, qualche capello grigio, qualche ruga sul viso, qualche chilo di troppo. Ma sappi che dentro di me c'è una dolce ragazza di 20 anni. E quando te la sei mangiata? Io spero solo una cosa. Che tu non prenda anche i difetti della tua famiglia. Ti riferisci al fatto che sono permalosi? No, che sono longevi! Non muore mai nessuno in quella famiglia! Ma uno, un funerale ogni tanto, se lo vuole fare, qua in Understock! No, ascolta, se io muoio, tu mi prometti che non ti risposi? Va bene, ma se io non mi risposo, tu mi prometti che muori? Guarda, l'ho migliorato questo. L'hai migliorato, proprio. Posso dire, veramente, mi hai migliorato. Tu mi hai rovinato e io ti ho migliorato. Comunque, tutto quello che state vedendo non lo vedrete a teatro, praticamente. Questo no. Perché fortunatamente il delirio che porteremo in scena non è il delirio nostro, ma è il delirio a due di Ionesco. Cioè, di Eugène Ionesco, grande padre del teatro dell'assurdo. Un capolavoro, un classico che noi abbiamo preso e lo portiamo in scena così come l'ha scritto Ionesco. Siamo anche due attori, sembra scritto per noi. È vero, è vero. Loro litigano, oppure c'è una guerra, cioè è tutto abbastanza surreale. Sì, perché loro sono presi dei loro futili motivi, e a chi fanno, c'è una lotta a chi c'ha ragione tutto il tempo, cadono pareti, bombe, esplosioni, ma loro continuano a litigare, non curanti. Diciamo questa frase che nessuno ha mai detto. Fa tanto ridere, ma fa anche riflettere. Poi, cioè, che vita... Che vita brutta. No, ma se hai capito, volevi dire... Sì, lo so. Io era busy. Tutto. Prova la parola. Hai scelto il marito buono, Caterina, io ho sbagliato. Lascia perdere, che pure lei c'ha i problemi. Non sei di Biase.